Produrre contenuti nel 2020 è stata davvero una sfida. Le nostre teste obbligate alla monotonia. Come se non bastasse, il tempo fuori fa anche abbastanza schifo. Quindi quando abbiamo uno spiraglio di condizione dobbiamo per forza uscire. Quindi dobbiamo sfruttare il tempo che abbiamo. Creare 7 giorni di contenuti in 24 ore mi permetterebbe di avere una vita... Tempo per me, per Teresa, per i miei amici. È fondamentale non focalizzarsi solo su una cosa per avere stimoli diversi e quindi diverse idee. Quindi oggi ci proviamo davvero. Sono curioso di sapere se è qualcosa di sostenibile oppure... Il solito discorso quantità e qualità mi spaventa un po'. Per un'impresa del genere il primo step è pianificare, cioè capire quanti e quali shot ti servono. Io so che vorrò un autoritratto all'esterno, uno all'interno, una foto a tema natalizio, un intero post dedicato all'attrezzatura, un reel, un TikTok e come ultimo un post su un progetto futuro. Andiamo lì che c'è il sole. Non voglio calpestare la neve... della mia foto. E metto il super wide. Abbiamo visto che il sole crea una fascia di luce e questo è esattamente il punto in cui mi posizionerò. Questo è molto meglio secondo me rispetto a prima. Oh. Vado? Vai. Pronto? 3, 2, 1, vai! Buttati. Vai, guardami qua. Anni fa abbiamo regalato delle galline a nostra madre. Stanno vivendo la miglior vita possibile. Però oggi mi serviranno per un TikTok. Bravo. Tienla. Tienla, tienla. Sì, comunque poteva risolvere tutto con del cibo, secondo me. Siamo riusciti a prenderla. Gli uccelli quando si muovono stabilizzano la testa. E voglio paragonare questa cosa a un gimbal. Credo che per TikTok sia un ottimo contenuto. Siamo a 2 post completati, la foto in esterna e il TikTok con le galline. Adesso manca la foto con l'attrezzatura, il sole sta andando via, quindi cambio obiettivo e Luca, dobbiamo muoverci. Lavorare da soli ha sicuramente dei vantaggi, ma se vuoi che il tuo lavoro resti sostenibile nel tempo, hai bisogno di persone che ti aiutino. Le persone che ti supportano, infatti, fanno la differenza. Luca è bravo a scattare, puoi venire. Luca è bravo a scattare, ha la sua Fuji che gli invidio tantissimo, però non l'ha portata. In ogni caso tutti sanno schiacciare un pulsante di scatto, l'importante è che tu riesca a dirigere chi fa le foto per te. Quindi prima di tutto cerca la composizione, spiegala a chi scatta e imposta la macchina fotografica in modo tale che debba solo schiacciare il tasto di scatto. Ringraziate sempre chi vi aiuta perché non è scontato. Userò la macchina fotografica però soltanto come oggetto di scena, quindi... Luca scatterà col telefono. Faremo tante variazioni, useremo il wide, il medio e il close up. Ok. iPhone ha appena rilasciato l'aggiornamento che mi permetterà di scattare il RAW. Non l'ho mai provato, sono curiosissimo. Ok, l'inquadratura che faremo è esattamente questa qua. Quindi io sarò posizionato qui con la montagna dietro. Adesso Luca ti faccio vedere meglio. Allora, visto che la luce sta comunque andando via, devi sottoesporre leggermente così il telefono non avrà problemi. Mi si distingue bene la faccia? Fammi una foto così mentre vloggo. Ci sta. Ci sono i vicini dietro. Ovviamente noi dobbiamo scattare e ci sono i vicini che ci sfrangono. Questo è fighissimo. Bravo Gulash.
Adesso facciamo un altro TikTok, quindi io riprenderò il telefono che ti riprende e ti chiederò se mi puoi fare una foto con il telefono andando là. Tu farai il video e io poi metterò le foto che hai scattato. Quindi abbiamo un TikTok anche di questo scatto. Però io veramente non ho capito. Luca, mi fai una foto col telefono per favore? Sì, subito. Grazie. Guarda il tramonto cosa sta diventando. La luce ormai ci sta abbandonando, quindi direi che possiamo iniziare a pensare alla foto all'interno. In realtà saranno due perché anche quella a tema sarà scattata all'interno. Lo vedremo insieme. Per questo setup voglio utilizzare il camino che ha letteralmente un buco in mezzo e lo userò per incorniciare la mia scena. Quindi il fuoco come foreground e il soggetto, l'albero e i regali sullo sfondo. Ok, il setup è pronto, il fuoco non è così facile da controllare, quindi mi devo muovere. Sono ormai le 5 e mezza di sera, la luce ormai è completamente andata, però abbiamo a disposizione quella luce neon e soprattutto un piccolo pannello LED RGB che proveremo ad utilizzare. Ti ho stancato oggi? Dai, devi farmi da soggetto ancora per una foto e ci siamo. Adesso giriamo il TikTok mentre scatto, così abbiamo un altro contenuto. Fuori non c'è più luce, vediamo come usare questo neon con la macchina. Guardami cattivo. Perfetto. Visto che è tardi, se c'è almeno una foto, la portiamo a casa, va bene così. Ci stanno? Sì. Il riflesso? Top. Oggi abbiamo prodotto veramente tanto, Luca mi è stato super d'aiuto, però manca ancora un pezzo. Adesso dobbiamo tornare a casa perché da domani tornerà di nuovo tutto zona rossa, quindi dobbiamo essere a casa entro le 22. Domani mattinata scadranno le 24 ore, quindi dovrò muovermi a produrre tutto in tempo. Ho fatto guidare Luca così io avrò tempo di editare anche durante il viaggio. Fortunatamente non sto male in macchina e quindi userò queste ore morte per recuperare il tempo di domani. Tu stai male in macchina. Manca un post. Avrete sicuramente sentito la frase "la qualità è meglio della quantità". È un concetto che personalmente condivido, però per me è molto pericoloso perché sono un perfezionista patologico. In queste 24 ore ho imparato tantissimo e ho capito che con la quantità la qualità arriva prima, perché si impara più velocemente. Sto divagando, l'ultimo post, il progetto, è per voi. Sì, vi lancio una sfida, la BeFreak 24/7, ovvero esattamente come ho fatto in questo video, produci 7 contenuti in 24 ore. Non mi importa che siano foto, video, multipost, non mi interessa. L'importante è che tu ti metta in gioco e che in 24 ore riesca a produrre 7 pezzi di contenuto. Non c'è una data di scadenza, quindi puoi decidere tu quando iniziare questa sfida. La figata, metti una storia in cui annunci che stai per iniziare. Io inizierò a seguirti e seguirò i tuoi progressi. Da quando inizierò a seguirti mi arriveranno le notifiche se mi iscriverai. Quindi se hai bisogno mi trovi nella tua tasca. In più entrerò in questo hashtag BeFreak247 e sceglierò i creator migliori da ripostare nelle mie storie. Su Instagram troverai il post in cui annuncio questa figata e nelle storie tutte le istruzioni. Solo nell'ultimo periodo con TikTok mi sono reso conto di quanto effettivamente l'organizzazione sia fondamentale. Pubblicando una volta al giorno, se non ho un piano, sono letteralmente fottuto. Il punto è che non esiste una realtà in cui i risultati arrivano senza far qualcosa. Se vuoi davvero fare, se hai un obiettivo, la pre-produzione è il primo step e ti assicuro che è il più difficile. Cioè, dopo che tu hai completato la pre-produzione, tutti gli altri gradini sono in discesa, garantito. Certo, potrai trovare delle difficoltà tecniche, ma sai dove vuoi arrivare. Vedrai che basta un minimo di struttura e le tue idee diventeranno reali. Iscriviti al canale e lascia un like. Tifo per te. Ci vediamo sull'hashtag BeFreak247. Cioè, siete capito cosa sto facendo? Tutto questo video che avete appena visto l'ho registrato in diretta su TikTok. Quindi, se vuoi partecipare, seguimi su TikTok. Siete ufficialmente su YouTube. Guarda che salutano, mi salutano. Vi vedete? Riuscite a vedervi? Io vi amo, ve lo giuro. Spero che vi siate visti. Comunque, beh, guarda sta luce che bella che è. Cioè, altro che... Allora, questa è la luce... Questa è la mia luce artificiale. Questa invece è la luce della finestra.